Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parliamo di un metodo allenamento che definirei veramente estremo, il Neurological Carryover di Paul Anderson, un metodo che portò l'atleta in questione ad essere uno degli atleti più forti dell'epoca, stiamo parlando degli anni 50-60. E come si allenava il buon Paul Anderson? Ne parliamo dopo la sigla. Per prima cosa vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettermi un like nel caso il video vi dovesse piacere, tanto per darmi un po' di sostegno in questo lavoro di divulgazione che cerco di fare. Paul Anderson, stiamo parlando di un atleta che comunque vinse l'oro alle Olimpiadi negli anni 50, nel 56, quindi stiamo parlando comunque di un atleta che sapeva il fatto suo, non di uno che passava di lì, che faceva video su YouTube magari. Del suo metodo avevo già sentito parlare leggendolo su Zazzolin, su Beyond Bodybuilding, ma me ne sono riappassionato perché ne parla Thibaudeau in un corso che ho fatto recentemente. In che cosa consiste il Neurological Carryover? Beh, si prende un peso sovramassimale, 15-20 kg, facciamo che parliamo di squat, 15-20 kg superiore al nostro massimale di squat, ma facciamo questo movimento solo per 5-10 cm. Poggiando proprio sui pin, è un pin squat altissimo, 5-10 cm di ROM. E ci facciamo 1-3 set da una dozzina di ripetizioni circa, quindi prendiamo un sovramassimale, ma visto il poco ROM ci facciamo una marea di ripetizioni. E ogni 2 settimane abbassiamo il ROM sempre di più, fino a ipoteticamente riuscire a fare una singola completa con quel massimale. Qual è la logica? Beh, l'idea di Paul Anderson era abbastanza semplice, ovvero prendo un peso con cui non ho ancora la capacità di fare il mio massimale e col tempo ci vado a fare il massimale. Questo è il metodo che solo anni e anni dopo, negli anni 80, mi sembra, sia stato dimostrato come in effetti, per quanto la forza migliori solo se alleno l'angolo specifico che mi interessa, quindi se io voglio diventare più forte di squat, devo fare panca, eccetera. Se alleno comunque per tantissime ripetizioni, comunque anche un movimento parziale, sembrerebbe avere transfer sugli angoli non allenati. Questa è stata l'intuizione dimostrata solo poi anni dopo dalla scienza di Paul Anderson. Cosa fare di questo metodo? Cosa ne facciamo noi? Beh, è un metodo sicuramente per chi ama l'intensità. Non lo consiglio per chi ha paura, come dire, di lavorare a intensità alte o si trova bene a lavorare solo in modo esplosivo, a lavorare con carichi medi, eccetera. Quindi è un metodo per le persone a cui piace tirare e tirare parecchio perché andiamo a caricare. Tanto, possiamo farlo in squat, possiamo farlo in stacco lavorando con i pin, possiamo farlo in panca lavorando con la board o con i pin anche lì, quindi le applicazioni sono sicuramente tante. Una volta a settimana, perché comunque è un metodo veramente stressante da inquadrare poi in un qualsiasi altro lavoro stiamo facendo, quindi un giorno a settimana lo possiamo dedicare a questo genere di lavori con intensità molto alta. Ed è un metodo che secondo me aiuta tanto chi anche ha paura o ha difficoltà poi nell'andare a fare i test massimali e trovarsi improvvisamente questi chili, questo 100% o anche di più se stiamo provando a fare un record in mano. Io facendo un metodo di questo tipo comunque vado a sentire sulle spalle, vado a sentire in mano pesi che comunque sono più elevati rispetto a quelli con cui andrò a fare un massimale e mi dà una maggior sicurezza sapere che con certi pesi sopravvivo, perché li ho già saputi gestire per 11, 12, 13, anche di più ripetizioni. Cioè, io con il mio sovramassimale ci ho fatto 14 ripetizioni. Con un peso con cui ora fatico con una, io con 20 kg in più ci ho fatto 12 ripetizioni. Quindi aiuta psicologicamente un lavoro di questo tipo. Quindi ottimo anche da questo punto di vista. Non adatto a chi invece è più conservativo o per gli amanti dei movimenti completi. Grazie per essere arrivati fin qui, spero che questo video vi sia piaciuto. Questo metodo, come dicevo, è estremo, è magari poco condivisibile da molti, però è un'arma in più nel proprio bagaglio, ci sta magari in determinate fasi, in determinate condizioni, provare un approccio shock di questo tipo. Se avete delle domande, lasciatemi pure un commento e noi ci vediamo al prossimo video.